E rieccoci qui, ragazze e ragazzi, siamo di nuovo su Octopath Traveler. Dunque, l'episodio scorso siamo andati qua al santuario della Veggente d'Astri, l'abbiamo battuta. Non con... Alla fine sì, sono morto comunque una volta, però poi al secondo, sì, alla fine era il secondo tentativo quello. Sono riuscito a batterla tranquillamente, ecco, non mi ha dato grossissimi problemi. Avevo fatto qualche modifica all'abilità del party e ce l'abbiamo fatta. Quindi, con l'episodio della volta scorsa, si può dire che abbiamo preso tutte le abilità possibili e anche per certi personaggi sbloccato un bel numero di abilità. Adesso continuiamo le nostre storie, che ci siamo potenziati per bene, si può dire, e partirei con Ophelia. Dunque, ce l'ho già nel gruppo. Quindi ascolta una storia. Allora, sulle tracce di Liana, di Anna e della Cinigia, raggiungi la città di Frangivento. Il Salvatore ti attende. Ah, sì, è vero. Dovevamo avere a che fare con Salvatore, sì. In precedenza, dopo aver compiuto il suo dovere ad Auriva, Ophelia è chiamata a riportare la Cinigia a Xintilia. Prima di accingersi all'impresa, tuttavia, vede comparire sua sorella Lianna, corsa da lei per informare della morte di loro padre. Ma proprio mentre tenta di consolare l'affranta sorella, Ophelia viene tradita e si vede sottrarre la sacra Cinigia. Hai affermato di poter riportare in vita mio padre, è vero? Dici sul serio? La ragazza ode queste parole prima di scivolare nell'oblio. Con chi stava parlando Lianna? E chi le ha rubato il cuore con simili menzogne? Ophelia giunge così a Frangivento per fugare i suoi dubbi e mettere fine alla tragedia in atto prima che il destino le strappi ciò che resta alla sua famiglia. Ciò che resta della sua famiglia. Mi perdoni? Posso domandarle? No. Un membro dell'ordine della Sacra Fiamma? Mi spiace, vado di fretta. Ah, non mi sembrava, eri lì fermo. Sumimasen. Se potesse concedermi un momento. Devo occuparmi di aerare i campi, un'altra volta. Appartiene all'ordine, non è vero? L'ordine della Sacra Fiamma. Proprio così, sono sorella o figlia. Se permette, le ruberò solo un istante. Sto cercando l'uomo che chiamano il Salvatore. Si trova qui per caso? Non ne ho idea. Sul serio? Questo è un tranquillo villaggio di agricoltori. Non cerchiamo guai da queste parti. E soprattutto non ci serve il tuo aiuto. Puoi andare altrove a recitare le tue orazioni. Qui non ne abbiamo bisogno. So desu ka. Io d'accordo. Le sorelle non sono benvenute da queste parti. Meglio continuare a indagare. Esplora il villaggio, beh. Andiamo avanti di 2 metri. Sorella, la prego, lei è dell'ordine, vero? Deve aiutarmi. Cosa le è accaduto? Doka. Mio bambino, mio figlio, si è ammalato all'improvviso. La prego, lo salvi. D'accordo, farà tutto il possibile per aiutarlo. Mi porti da lui. Oh, grazie, da questa parte. C'è nessuno, una trappola. Dove si trova il bambino? Visto, ho portato la religiosa, fratello.
Gokuro-deshita. Hai svolto un eccellente lavoro. Il Salvatore ne sarà lieto. Come hai detto? Sorella o figlia, non è saggio riporre eccessiva fiducia nel prossimo. In questo mondo molti sono gli animi inclini alla menzogna. Il Salvatore aveva previsto il tuo arrivo. Aveva annunciato la venuta di un esponente dell'ordine, alla ricerca della Cinigia. Aveva affermato che sarebbe stata una strega, in verità. Una strega con il potere di ammagliare i cuori e che avremmo dovuto catturarla prima che portasse la sventura sul nostro villaggio. Una strega, un attimo, lasciami spiegare. Ecco. Bene. Dove mi trovo? Oyo? Finalmente sveglia, sorella o figlia? Ma lei è... Mattias-san? Mastro Mattias, ma lei non può essere. Ah, posso invece. Suppongo non sia più necessario nasconderti la verità. Eccolo lì. Sono io colui che chiamano il Salvatore. Ah, ecco. Lei? Allora la persona che ha costretto Lianna a rubare la Cinigia? Hai? Esatto, proprio io. Sonna... Ma per quale motivo? Cosa l'ha spinta a questo? Molto tempo fa, gli dei fecero discendere il fuoco sulla terra al fine di scacciare un membro della loro stirpe. Nacque in questo modo la Sacra Fiamma, ora adorata da tutte le genti. Considerata la tua carica ecclesiastica, non dubito che conoscerai la storia del nostro mondo. Ma ti sei mai chiesta cosa potrebbe accadere se la Sacra Fiamma dovesse perdere il suo potere? Se dovesse affievolirsi e vacillare? Non vorrà liberare sul serio il dio caduto dalle sue catene? Oh no, non sia mai. Non sono stolto fino a questo punto. Ah, quindi è stupido. Fino a un tot è stupido, vabbè. Tuttavia, seppure costretto nel suo esilio, Galdera dispone ancora di un immenso potere. Un potere che ha voluto condividere con me. E il mio potere ora cresce insieme al suo. Ma quel potere è proibito e questa è la ragione che spinse i 12 dei a condannare Galdera all'esilio eterno. Non è destinato agli umani. Non spetta a te stabilirlo. Se un potere può essere governato, può anche essere adoperato. Lei è abominevole. Non lo siamo forse tutti, sorella. Guarda quei poveracci del villaggio. Quando esplosa l'epidemia, erano disperati al punto che mi è stato sufficiente salvarne qualcuno. Perché mi proclamassero loro salvatore, senza esitazione. Lei li ha salvati? Come fedele servitore di Galdera, posso esercitare il suo potere, anche se in minima parte. Si tratta di un frammento irrisorio, si intende. Ora che il mio maestro è costretto in esilio, i suoi poteri non sono più quelli di un tempo. Ma con l'aiuto di sorella Lianna potrò allentare le sue catene. Ma è scemo, cioè. Lianna è qui? Hai. Naturalmente, è la mia leale vestale. Vestale? Ah, ma non posso trattenermi oltre, devo ancora ultimare i preparativi. Non temere, sorella o figlia. Se non ti opporrai al mio volere, non ti sarà fatto alcun male. Dopotutto, una sostituta per Lianna potrebbe tornare utile se qualcosa dovesse andare storto. Cosa? Un attimo, non abbiamo ancora finito. E quindi... trovo un'uscita. Ah. Continui a guardarti intorno. Vabbè, se c'era Tyrion, magari...
Potevo evadere forse. No, se faccio continua a guardarti intorno, secondo me devo attendere. Io sto cliccando, ma non c'è niente. Attendi ad evolversi degli eventi, vediamo. Ophelia. Figlia? Sono qui. Sta voce? Lianna? Lianna! Non farti sentire. Farti sentire. Gomennasai, Ophelia. Ima, koko kara dashite ageru kara. Mi spiace, Ophelia, ti farò uscire di qui. Perché sto cambiamento? Lianna, doshite? Ma Lianna, perché? Tōsama no tame. Perdonami, figli, l'ho fatto per nostro padre. Tōsama wa nakunatte shimatta. Se n'è andato, ci ha lasciati per sempre. Demo, Miko ni nareba kanarazu ikikaeru tte ano hito ga oshiete kureta no. Ma il Salvatore ha promesso di riportarcelo. In cambio mi chiede solo di essere la sua vestale. Nani o itte iru ndesu ka, Lianna? Sonna koto aru hazu ga. Ti sei sentita, Lianna? Questa è pura follia. Doshite sonna koto iu no? Cosa? Ma come puoi dire questo? Ne, Ophelia, anata wa tōsama ga inakute mo ii no? Non ti importa che nostro padre se ne sia andato? Lianna. Lianna. Tōsama ga ite, Ophelia ga ite, minna de ohanashi shitari, warai attari. Tutti quei giorni trascorsi insieme, tu, io e nostro padre, le cene, le chiacchiere e le risate. Sore ga dekinaku naru no yo. Anata wa sore de ii no? Non conosceremo più una spensieratezza simile, non te ne importa nulla? Sore wa sou desu ga. Demo, nakunatta kata wa yomigaerimasen. Ovvio che mi importa, ma questo non ti arroga sì, il diritto di portare in vita i defunti. Doshite sonna koto iu no? Ophelia, sonari tsumetakatta no? Ma che c'è? Ma non è possibile, cioè, non ti riconosco, figlia, il tuo cuore è sempre stato di ghiaccio? Ma sei tu che sei credulona. Cigaimasu yo, Lianna. Ascolta, Lianna, vorrei anch'io che Sua Eccellenza fosse ancora vivo. Ma a chi varca la strada dell'aldilà non è concesso di tornare indietro. Ovviamente. Soreni, ano hito wa fujirareta kami no chikara o tsukau to. Se lascerai che quell'uomo eserciti il potere proibito, non è dato sapere quali forze terribili potrebbero scatenarsi. Allora sei stupida pure te. Non mi rassegnerò, nostro padre tornerà in vita, te lo garantisco. So sareba, watashitachi kazoku mo motodori yo. Ophelia mo yorokonde kureru desho? E quando sarà di nuovo qui, potremo tornare a essere una famiglia, come una volta. Non ti piacerebbe, figli? Kagi wa akete oku wa. Mitsukaranai uchi ni nigete. Lascerò la porta aperta, ti scongiuro, fuggi da questo luogo prima che qualcuno ti scopra. Ato wa watashi ni makasete. E lascia che mi occupi io del resto, intesi? Lianna. Sì, dobbiamo farla rinsavire. Allora, sentiamo. Ophelia-san. Ophelia. Lianna non sa cosa sta facendo. Mattias l'ha raggirata con le sue menzogne. Vorrei potermi fidare di lei, ma nelle difficoltà spesso le persone perdono di vista cos'è importante. Non sanno come agire, non sanno a chi rivolgersi. È per questo che esistono gli amici. Nei momenti difficili gli amici ti tendono la mano, ti tirano fuori dai guai e ti aiutano a ricordare ciò che conta veramente. Lianna è una tua amica, giusto? Quindi devi essere forte per lei. Tendile la mano e riportala sulla retta via. Hai ragione, Tressa, grazie. Non dirlo neppure, sarò sempre pronta ad aiutarti quando ne avrai bisogno. Diamogli una bastonata in testa, magari. Non so. Insavisce. Aspetta, salvo. Ok.
La signorina Lian ha accettato la guida del Salvatore, ha consentito di diventare la sua vestale. Yes. Finalmente, ora le nostre speranze potranno tornare a trovare compimento. Questa gente confida fermamente nel Salvatore, in Mattias. Pone in lui una fiducia cieca. Ma di cosa parlano? Di quali speranze? Demo. Eppure, è giusto ciò che abbiamo fatto a quella povera ragazza? Aggredire un esponente dell'ordine per giunta. L'auspice della fiamma, beh, non può essere giusto. La fiamma ha forse mai salvato una sola vita? Solo il Salvatore merita la nostra fede. Soda, soda. È vero, è stato il Salvatore a salvarci dall'epidemia. Oh! Se seguiremo i suoi insegnamenti, ci condurrà alla salvezza. Eh? Parole sante. Suppongo abbiate ragione. Yes. Andiamo. Il Salvatore ci attende alla grotta fuori dal villaggio. Non dobbiamo farlo attendere. Che mimetizzazione. Siamo anche bianchi, cioè. Oh. Una grotta. Liane e Mattias devono essere lì. Sentiamo. Qualcosa ti preoccupa, Olberic? Ophirio. Sì, è da tempo ormai. Di che si tratta? Ah, è questo. Riesco a dirlo con esattezza. Ma l'esperienza mi ha insegnato a fidarmi dei miei presentimenti. Più delle volte sono forieri di disastri e sventure. Oh, questa storia non mi piace. Perdonami, dovrei aiutarti invece di aggiungere preoccupazioni. Oh, Olberic, non devi scusarti. Il tuo presentimento potrebbe essere legato in qualche modo a Lian. Giusto, meglio affrettarsi. D'accordo, resisti, Lianna, stiamo arrivando. Ancora? Andiamo. Ophirio-kun. Quindi ci toccherà esplorare la grotta. Mi chiedo cosa nasconda. Non è il momento di pensare alla speleologia, professore. Sì, ha ragione, la nostra priorità è salvare Lianna. Ad ogni modo, la grotta potrebbe fornire la risposta a una delle domande che ci attanagliano. E quale sarebbe? Perché Mattias ha scelto proprio questo villaggio? Forse perché la cerimonia si terrà nella grotta? Mi hai letto nel pensiero. Se così fosse, allora la grotta riveste un ruolo fondamentale nel piano di Mattias. Ma non temere, farò tutto ciò che è il mio potere per aiutarti a salvare la tua amica. Allora non possiamo fallire. Andiamo. Di là. Ok. E già effettivamente la gente è andata di qua. Ma no, qui no. Ah, qua. Grotta d'Ebano. Ok. Vabbè, qua prendiamo qualcosina. Gli scontri. Direi che li salto anche. Ce lo consentono. Ok. Ok, tanto come ho già detto, se ci sarà bisogno mi metterò io sotto a livellare. Ok. Andiamo direttamente praticamente al boss. Eh sì. Ma il modus operandi è un po'. È un po' questo. Vabbè. Ok, salverei. Un'altra volta. Ok. Livello pericolo 46. Ah, prosegue ancora. Mettere curativo grande. Una grotta bella grossa. Piena di bauli, vedo. E creature oscure, direi. So. Addirittura quando dice hai colto il nemico di sorpresa è perché cioè, siamo veramente forti contro quelli che incontriamo. Beh, ma vediamo però se lo saremo
abbastanza per il boss, perché nonostante il livello comunque vabbè, possiamo fare così, dai. Aspetta, se no magari aspetta, abilità, equipaggio, abilità di supporto, mettiamo un attimo, adesso non la trovo più. Manovre evasive, ok, ok, così almeno possiamo andare diretti, ecco, ok, adesso la rimetto, rimetto quella di prima, cioè risparmia i punti azione, eccola qua, risalvo, ma sì, va bene, ok, e direi che affrontiamo pure il boss Mattias, cioè quindi il salvatore. Hi. Sono grato a tutti voi. Grazie al vostro aiuto. Il momento che attendevamo è ormai prossimo. Oh! Il salvatore ha ringraziato proprio me? Oh, che giorno di giubilio. Ma? Al vostro servizio, salvatore. Arigatou gozaimasu. E sono riconoscente. Dopo estenuanti ricerche abbiamo ritrovato questo antico altare perduto. E ora lasciate che vi presenti la dolce fanciulla che sarà la mia vestale. È il momento di officiare l'antico rituale che allenterà le catene di Galdera e ci donerà un immenso potere. Scemo, cioè... È così che si inizia... Sa! Diciamo a... creare la fine del mondo, no? Diana, avvicinati alla cinigia fino a toccarla con le tue carni e nell'atto rivolgi il pensiero al tuo più prezioso desiderio. Hai. Sì. Onegai. Ti prego, fa che mio padre torni da me. Adesso tornerà un demone, cioè sicuro. So desu. Ancora avanti, continua a pregare fino a infiammare il tuo cuore. Tosama! Padre, questa è la ragione per cui hai ingannato la tua, tua sorella, il tuo più fervido desiderio. Nande? Cosa succede? La fiamma sta diventando nera. Sa! Ci siamo quasi, Lianna, continua a pregare. Ma... Yoi no desu ka? O nemmeno a te importa di tuo padre. Padre. Non possiamo fermarli prima, no, eh? No! Ehi, cos'hai? Stai... Ah. Cos'è? Che cosa succede? Ah, cos'è? Gli assorbe l'energia vitale? Sono... Cosa sta succedendo? Gli abitanti del villaggio? I sacrifici, intendi? Ah, ecco, appunto. Sacrifici. Sacrifici immolati alla fiamma oscura, alla fiamma maledetta di Galdera. Cosa? Si dice che la cinigia rispecchi l'animo dell'auspice della fiamma. Tu, con la tua ossessione di portare in vita i defunti, hai legato indissolubilmente questa cinigia alle tenebre dell'aldilà. So desu. Il potere sulla vita e sulla morte è il potere proibito, il potere della fiamma maledetta, che cresce sempre di più a ogni vita strappata. Questo è il potere che bramavo, e grazie al potere della fiamma oscura questo mondo sarà mio. Sono... No, non può essere. Sasemase. Non penso proprio. Magari arrivare un attimo prima, sai. Cioè, erano già qua, però... Ophelia? Intervenire prima. Ophelia? Non deste. Cosa ci fai qui? Lianna, hai disobbedito, vero?
Ie. Ma non ha importanza, il rituale è quasi concluso, non ammetterò interferenze. Sa! Salvi i fedeli della fiamma oscura, eliminate quest'intruso una volta per tutte. Sì, immagino che poi arriva lui, dopo. Ok, allora vediamo un attimo. Iniziamo ad adottare la tattica. Ok, questa qua. Sì, loro attaccano fisicamente, ovviamente. Poi doniamo. Ok. Vedete, un po' poco, ragazzi. Ma meglio così. Poi loro saranno deboli a cosa? Alla luce. Per logica, saranno deboli alla luce. Andiamo. Infatti. Ecco, vediamo un attimo. Verità veggente, sì, l'ho già viste di là, cioè nell'episodio scorso, però da una rilettura. Vigile danni da vento, luce e tenebra a tutti i nemici, direi che non va bene. Incrementa i PP di un alleato per 2 turni. Possiamo, sì. Incrementa la varietà di critico di un alleato, aspetta. Vigilia nei PV tutti gli alleati per 2 turni non ci serve adesso. Fornisce un alleato la capacità di rispondere ai danni fisici con un contrattacco alla volta. Potrei... Usiamo questa, incrementiamo i punti potenza. Bjolberic, Sei figlio! Fa sempre comodo. Adesso lo proviamo. Quindi adesso facciamo così. In teoria, esatto. Mo schivano tutti. Ecco. Proviamo il tuono contro il primo. Vabbè, inizia a 31.000 e non era. No, non era in dominio. No, non credo fosse in dominio. Gli altri due sì, lui no. 31.000. Ammazza, abbiamo potenziato per bene. Con Cyrus andiamo sempre di luce. Ok. E con Ophelia... la cura non mi serve... andiamo di luminescenza. Ok. Si è suicidato. Va bene. Io direi che posso. Fare. Così. Non sono loro i veri nemici. Si sa, direi. Ok. Tocca a Shur Mathias. Non sai niente male in battaglia, sorella. Non mi lascerò sopraffare da un mostro del genere. Tuttavia i tuoi sforzi sono vani. Il rituale non si interromperà se Lianna non rinuncerà al suo desiderio. E non lo farà fin quando avrà fiato in corpo. L'unica possibilità che ti rimane per fermarci è colpirla. Sempre che tu abbia il coraggio di sacrificare la vita della tua amata sorella. Ma scusa, se la facciamo svenire. Cioè, svenuta, non desidera più niente, no? La svenuta. Io mi dispiace, figli, io.
Shikkariste, Diana! Diana, rifletti su ciò che stai facendo. Non posso. Tu-sama ni aitai! So omuto! Voglio rivederlo, non riesco a pensare. Ma allora sei scema, scusa. Va bene tutto, però. Quindi cadaveri qua davanti, cioè. Diana, Cosa posso fare? Come posso arrivare al suo cuore? Vostra Eccellenza, padre, datemi il vostro consiglio. Sì, ci sono. Diana, ricordi l'uccellino? L'uccellino morto che trovavamo mentre giocavamo dietro al sacrario. Cerca di ricordare, Lianna. Ricorda le parole di nostro padre. Kotori-san. Povero uccellino, è gelato. Non può. Non può più volare. Forse ha solo freddo. Portiamolo vicino al fuoco per riscaldarlo. Ma non si muove. Non si muove affatto. Pensi sia morto? Povero uccellino, cosa possiamo fare? Anna? Io non lo so. Anche figlia. Dove stanno, Dani? Cosa succede, figliole? Allora già era fissata questa storia. Ok, l'uccellino è morto, padre. Per favore, riportatelo in vita. Vi prego. Oh, povero me, capisco. Ascoltate, bambine mie. Quando una creatura abbandona questo mondo, non può più ritornarci. Ma perché? Così hanno stabilito gli dèi, temo. Ma è molto triste, perché i dèi sono così crudeli? Vero, è triste, Lianna. Ma in cambio gli dèi ci hanno fatto un dono, il dono della gioia di vivere. La gioia di vivere? Ma come può esserci gioia nella vita se alla fine dobbiamo tutti morire? Tutti gli esseri viventi un giorno dovranno varcare quella soglia solenne. Ed è proprio la consapevolezza di quanto il nostro tempo sia limitato che ci spinge a godere di ogni giorno a nostra disposizione. Non è forse questo che rende il vostro incontro ancora più speciale? Sì, è così. Ero felice. È questa la gioia di vivere, inoltre. Tatoe shinda to shitemo, mata au koto wa dekiru.
alla nostra morte non andremo via completamente. No, ma... Diana mo Ophelia mo me o tojite kotori no koto o omotte goran. Diana, Ophelia, chiudete gli occhi per un istante e pensate a quell'uccellino. D'accordo. Così? Sate, kotori wa habataite iru kana? Ora ditemi, sta sbattendo le ali? Sta volando, sì, ma si chiama immaginazione, però. Sore wa omae no kokoro ni mada kotori ga ikite iru という koto da. Vedete, l'uccellino è ancora vivo nel vostro cuore. So nano kana? Veramente? Yoku wakarimasen. Ma non è davvero. Omae tachi wa kashikoi ko da. Izure shi という mono ga wakaru daro. Siete due fanciulle intelligenti. Un giorno comprenderete anche il mistero della morte. Kanashimi wa toki ga iyashite kureru. Soshite sarishi mono wa kokoro no naka de ikitsuzukeru. Il tempo leviga le asperità del dolore. I nostri cari continuano a vivere anche dopo la morte. Nel nostro cuore, se noi non li dimentichiamo. Izure, watashi mo shi no mon wo kuguru koto ni naru. Un giorno... Parcherò anch'io quella soglia, è inevitabile. Sono toki koso kokoro no naka ni ikiru watashi o omoidashite hoshi. Quando quel giorno arriverà, vi prego di non dimenticarmi affinché io possa vivere per sempre nei vostri cuori. Ecco, abbiamo un attimo smorzato il desiderio. Yosef Tosama wa itteimashita. Sarishi mono wa kokoro no naka de ikitsuzukeru. Chi se n'è andato continua a vivere nei nostri cuori. È stato nostro padre a insegnarcelo. Kokoro no naka ni ikiru jibun no koto o omoidashite hoshii to. Voleva che ci ricordassimo di lui com'era un tempo. Ti supplico, ricordati di lui, Diana. Ora mi sta tornando... Ora mi sta tornando tutto alla mente, padre. Bacana! Kokushuen ga yowamatte. È ridicolo, la fiamma si sta affievolendo. Yurusanai. Liana no kokoro o motte asonde. Non ti perdonerò d'esserti preso gioco dei sentimenti di Liana. Anata wa saigo made watashi no jama o suru no desu ne. Fino all'ultimo ti ostini a voler interferire. Liana ga shikinen hōka no tabi ni dete ireba, subete ga umaku itta mono. Mio piano si sarebbe compiuto senza problemi se solo si fosse occupata Liana dell'ascensione. Sore ga naze anata ga gishiki o okonatte iru no desu. Perché hai voluto ostacolarmi? Perché? Le persone della tua risma non portano altro che miseria a questo mondo. Ima ima shii Ophelia me. Kono ba de kokujuen no nie to nare. Oggi metterò fine a tutto questo. Oggi verrai consumata dalla fiamma oscura. Suki ni wa sasemasen. Ok, debole. Anata ga donna ni kotoba o tsukusou tomo mou kako no shiawase wa modoranai. Tue parole gentili non serviranno. Sei consapevole della verità. Non conoscerà mai più la felicità di un tempo. Shisha no fukkatsu o kokoro no sasae ni ikite iku. Perché privare tua sorella della speranza che le offro? Quale altro futile conforto le rimane ormai? Ha ancora molto su cui contare, sebbene non se ne renda conto. Ogni legame con il prossimo, anche il più flebile, è in grado di infonderci nuova forza nei momenti più bui. Hai finito di parlare? Adesso ti meno? Ok. Allora... Possiamo... Cosa possiamo fare? Intanto curiamoci, dai. Va, facciamo cura aggiunta.
行くぞ。Allora, Olberic. Non so se attaccare. Andiamo di colpo di incrocio. Debole alla... Perfetto, debole alla spada. Ottimo, se non cambia debolezze. Allora, tu Tressa. Facciamo la solita strategia. Che mi sembra molto efficace. E figurati se non usa le tenebre, sarà debole alla luce. E infatti andrò di luce. Ecco, ti è. Adesso. Allora, con le cure siamo a posto. Magari possiamo. Facciamo una cosa. Ah no, non è al massimo. Non è al massimo. Allora andiamo normale, non potenziamo l'attacco, proviamo questo. Vigilanti da vento, luce e tenebra. Andiamo. Ok. Va, potenziato decisamente sarà meglio. Qua passo laterale. Oh. Facciamo così. Olberic, non può usare il tuono, ma non importa. Lo useremo poi. Per il momento possiamo usare colpo di incrocio. Vai, 4.500. Senza potenziarlo, cioè, quindi. Ottimo, ottimo. Molto soddisfatto per Olberic. Con Cyrus aspetterei ancora potenziarlo. Ok. Ha aumentato la difesa a 6, ma non importa. Visto che ho ancora l'effetto, credo, ho ancora un effetto, facciamo così. Ok. Allora, con Ophelia adesso. Guarda, io andrei su Cyrus. Ok. Con Olberic andiamo di colpo di incrocio sempre. Ok. Con Cyrus senza potenziarlo andiamo di luce. E dovremmo stordirlo. Esatto, perché ripeti le abilità. Ok. Con Tressa andiamo di dona punti potenza, facciamo a Ophelia, che si sa mai. Olberic va di tuono. Inizia a 48.000. Bellissimo. Ok, adesso potenziato al massimo. Andiamo di luce. Già la vita gialla. E dovrebbe ripeterla. Ok. Adesso. Aspetta. Proviamo a fare questo. Genera i punti vita e tutti gli alleati per 4 turni. Vediamo. Come li rigenera? Questo parla. Non ha mai parlato nessuno durante il combattimento. Lui è il primo. Il desiderio di avere indietro suo padre è molto più importante per Lyanna del vostro fragile rapporto di sorelle.
Tu non hai fatto veramente parte della sua famiglia, rassegnati. Diana no fukai kanashimi to zetsubou wa anata gotoki de wa sukue nai no desu. Una nullità come te non riuscirà a salvarla dal dolore e la disperazione. Watashi wa kazute Diana no yasashita ni sukuaremashita. Lei ha salvato me una volta con la sua gentilezza e il suo amore. Kazoku no shi ni fusagikondei ta watashi wo sukui dashite kuremashita. Mi ha liberato dalle tenebre in cui mi ero rinchiusa. Dakara, kondo wa watashi ga tasukemasu. Ora aspetta a me. Anata ni wa makemasen. Aspetta a me salvarla, non ti concederò questa vittoria. Yahari, anata wa jama na sonzai desu. Non sei nulla più che un intralcio, sparisci dalla mia vista. So sureba Diana ga sugaru mono wa watashi to Gardera Shin dake to naru. Quando non sarai più con lei, Liana non avrà altro che aggrapparsi, eccetto Galdera, il suo salvatore. Forse si è potenziato. Allora. Con Olberic andiamo di colpo d'incrocio. Ok. Io direi che possiamo anche curare tutti. Ok. Perfetto. Praticamente Ophelia ha i PA infiniti, si può dire. Dovrò regolarmi di conseguenza impostandola in questa maniera. Allora, con Cyrus andiamo sempre. Dovrebbe ripetere. Sì. Quindi... Ah, ma la. Alla vita rossa, Secondo me è un altro attacco di Olberic ed è morto. Allora, fa vedere. Ok, no, con Tressa, guarda. Andiamo con Olberic. Grazie. Ok, non sarà in dominio, però secondo me molto male gli fa. Ha chiesto aiuto. Sì, sì, ma anche se ha le debolezze, secondo me gli faccio male. L'ho detto. Ciao, addio. Ok. Adesso con Tressa doniamo. Aspetta, no, figlia tocca dopo. Cioè, sì, è il turno dopo. Doniamo. Figlia, dai. Ok, facciamo così. Sì. Usiamo la luce. Con Ophelia usiamo la luce. Sì, ok. Ecco, ti è. Con Ophelia io farei così. Ok. Adesso tocca a Olberic, usiamo pure Eco Fondente. Ok. Con Tressa doniamo potenza a Olberic. E adesso Cyrus mi ripete le abilità alla massima potenza. Ok. Olè, perfetto. Spazzate via, direi. Ok. Scettro di Mattias. Ecco. Ben ti sta. Non può essere. Tu, una ragazzina inesperta, ingenua e sciocca. Sono tori desu.
È vero, siamo entrambe inesperte e ingenue. Ma abbiamo conosciuto l'amore di nostro padre. E il suo amore ci ha donato forza. Amore, dici? Continuate a credere nel vostro amore. Continuate se volete, ridicolo. Io non ho bisogno di... Ecco. Ah, Mitsu è sparito. Che uomo triste. Gomennasai. Fili, io... Ie. Va tutto bene, Lianna. Demo! Ma io... Sei viva e siamo di nuovo insieme, quel che conta ora. Ma... Ah, non sono morti? Dove mi trovo? Ah. Pensavo di sì. Sembra che gli abitanti del villaggio abbiano ripreso conoscenza e la Cinigia ha riacquistato il suo vero colore. Ophelia. Fili. Sa. Andiamo, Lianna, riportiamo queste persone al villaggio. Poi faremo ritorno a Xintilia e porteremo a compimento il vero rito dell'ascensione. È giunto il momento di tornare a casa, Lianna. Grande cattedrale di Xintilia. Oh. Mi aspettavo nulla di meno dalla sorella o figlia, ovviamente. Ma... È ancora giovane, ma riesce a infondere speranza in ognuno di noi. Sua eccellenza la starà senza dubbio osservando compiaciuto dall'aldilà. Con te fici Jules, sorella o figlia, auspice della fiamma, riponi la cinigia nella grande fiamma. Hai. Sì, vostra santità. Quindi ho capito, tuo storito, cioè non è solo una roba religiosa, serve a tenere in gabbia Galdera, praticamente. O grande Alfric, auspice primigenio della fiamma. Coreori. Offro a te la mia anima e il mio sangue. Con la tua prima fiamma io ravvivo questo fuoco. Possa recare eterna protezione agli abitanti di questa terra. Attraverso il rito dell'ascensione concedi la tua misericordia e la tua benedizione. I dei mi siano testimoni, l'ascensione è compiuta. Grazie, sorella o figlia, hai prestato un sommo servigio al nostro ordine. Grazie a voi, vostra santità. Prendi tutto il tempo che ti occorre per riposare e recuperare le forze prima di tornare alle tue mansioni. Siete troppo gentile, vostra santità, vi ringrazio. Come sta sorella Lianna? Temo non abbia ancora abbandonato le sue stanze. Prima le ho lasciato del cibo, ma l'ha toccato a malapena. Capisco. Lianna? Anna. Ophelia des. Anna, Lianna, sono io.
入りますね。 Sto entrando, posso? Kyou wa ii tenki desu yo. Chotto sato ni demasen ka? È una giornata splendida, non vuoi uscire all'aria fresca? Diana. Diana. Gomen nasai. Hitori ni sasete. Mi spiace, figli, ti prego, lasciami sola. Diana wa aa itteru kedo. Kyou koso wa. Sei rimasta da sola da quando siamo tornate. Non ho mai insistito, ma non oggi. Ok. Ah, devo parlare? Ah, così, conduci. Sì. Seika no kago to shukufuku no ara. Figlia, dove stai andando? Io Diana, zuite kite. Diana, ora verrai con me. Cosa? O figlio. Figlia. Sì, lo so dove stiamo andando. Avanti. Su quella montagna. Lo so, aspetta. Qua. Probabilmente. No, era qua dietro. Ecco, appunto. Eccoci qua. Ma questa è... あなたと出会って間もない頃、この場所に連れてきてくれましたね。 Ricordi la prima volta che mi hai portata qui? それがすごく嬉しかったです。 Ero così felice che tu l'avessi fatto. だから私は立ち直ることができました。 Mi aiutaste a ritrovare la forza per affrontare la vita quando avevo già abbandonato ogni speranza. それにね。 あの時に言われた言葉の一つが Di tutte le parole che pronunciasti cercando di liberarmi dallo sconforto, una frase più di altre mi fu d'aiuto. 私を一番救ってくれたんです. Tu mi hai salvato, Diana. Te lo ricordi, Diana? 覚えていますか? わからないわ. Figurati, non si ricordava del padre, perché era piccolo però. Perdonami, figli, non ricordo. Soreva. Dicesti. Genki dasanai to gohan oishiku nai yo. Se tieni sempre il broncio, anche il dolce più ghiotto saprà di cicoria. Sorrido. Nani sore? L'ho detto sul serio? Finalmente un sorriso. Cosa? Diana, kondo wa anata ga tachinaoru ban desu. Stavolta tocca a me salvare te, Lianna. Ophelia. Fili. Itsumademo otchikonde iru to kokoro no naka no Yosef tōsama ni shikararemasu yo. Nostro padre è ancora vivo nel tuo cuore. Riesci a sentire le sue parole? Ti sta dicendo di non rinunciare alla gioia di vivere. Hai ragione, figli, è ancora vivo. Allora smettila con quel broncio. Ah? Oh, figli. Oggi è splendido qui, non è vero? E qua nevica sempre, praticamente. Cioè. Non è mai stato più meraviglioso. Figli. Sì. Arigato. Grazie di tutto. Dou itashimashite. È stato un piacere, sorella Lianna. Sei incredibile, lo sai?
Ho avuto un'eccellente maestra. Ne, Ophelia. Watashitachi zutto issho ne? Fili, potremmo sempre contare l'una sull'altra, non è vero? Mochiron desu. Naturalmente. Arigato, Ophelia. Grazie per avermi salvato da me stessa. Sore kara... Te l'ho detto, no? Hai, Liana. Ho avuto un'eccellente maestra. Ano toki no okaeshi desu. Oh, va. Oh figlia, eh. Insomma, sei riconciliata, sorella, eccetera, è bella. All'immagine. L'immagine che non... Ah, ok. Ok. Ma ha quindi niente titolo di coda? Ah, ok. Non, forse non... O devo uscire dalla città, non lo so. Ah, quindi è bastato vederli una volta e poi basta. Dico bene. Sì, ok, allora me li ha fatti vedere solo con Olberic e basta. Ah. A meno che con Olberic era perché era il mio personaggio, quello che ho scelto all'inizio. Vabbè. Comunque, vabbè, abbiamo finito la storia di Ophelia. È stata bella, interessante. Anche se fosse un po' mielosa, vabbè, come sempre, queste storie un po' giapponesi. Adesso di chi ci occupiamo? Tressa, Tirio. Ma magari prima continuiamo, cioè finiamo comunque le storie dei personaggi che ho adesso. Poi cioè manca Cyrus e Tressa. Ecco, magari facciamoci Tressa. Va. Oh, sì, facciamoci Tressa, poi Cyrus e poi andiamo avanti con gli altri.